Siamo qui con Andrea Sala del Segrate, vittoria importante sul campo di casa, siete riusciti a stare davanti agli avversari per tutta la partita sin dal primo quarto, nonostante un inizio forse un po' sottotono, un po' poco concentrati, vi siete ripresi subito con una ottima difesa e poi avete consolidato il risultato. Cosa ne pensi? Sì, siamo stati davanti tutta la partita, però comunque è stata sempre una partita tirata, per cui abbiamo dovuto giocare bene fino alla fine. E come spesso in questo campionato, alla fine secondo me l'abbiamo vinta con la difesa, perché abbiamo concesso 41 punti, mi sembra, che sono molto pochi. Se concedi 41 punti spesso riesci a vincere. È andata bene che loro hanno capitalizzato poco ai liberi, invece noi siamo stati più precisi su questo e quindi penso che sia quello che ha fatto la differenza alla fine. Sicuramente i liberi hanno fatto la differenza e, come hai detto tu, un'ottima difesa. La tua però è stata una prestazione anche importante dal punto di vista offensivo. Sei riuscito a tenere a galla i tuoi per gran parte della partita. Dove pensi che magari potresti migliorare? Ma guarda, sicuramente nell'utilizzo della mano debole, perché spesso tendo a usare solo la mano forte. Poi magari nella concentrazione lungo tutti i 40 minuti, perché sì, il primo tempo soprattutto mi sembra di aver tirato un po' male, di essermi innervosito, però vabbè, per fortuna è un gioco di squadra, hanno giocato bene i miei compagni in quel momento e poi dai, alla fine l'abbiamo portata a casa, quindi è meglio così. Sono due vittorie di fila, la prima molto facile si può dire, questa un po' più tirata, però sicuramente un ottimo inizio. Quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? Ma sicuramente è un inizio che forse non ci aspettavamo, visto gli inizi delle passate stagioni, però diciamo che l'obiettivo è almeno il quinto posto dell'anno scorso, oppure anche un po' più su. Ok, grazie mille, grazie. In bocca al lupo, buona serata.